esperimento consiste nel tentare di registrare informazioni dell'attività cerebrale, digitalizzarle e ritrasmettere un secondo cervello senza usare nessuno dei medium che noi utilizziamo normalmente per comunicare, come la parola, la scrittura o il disegno. Quindi le informazioni vengono direttamente trasmesse da un cervello all'altro usando semplicemente segnali elettronici. La parte innovativa consiste nell'utilizzo di tecnologie che esistono per registrare l'attività cerebrale o per stimolare il cervello, che però venivano usate per scopi medici e che invece noi abbiamo utilizzato per costruire un nuovo sistema comunicativo e come sfida ci poniamo di utilizzare questi sistemi nel futuro per trasferire informazioni che sono molto più semplici dei semplici impulsi motori e che potrebbero essere utilizzate per trasferire idee complesse, pensieri, concetti astratti o persino per collaborare, per far collaborare due menti senza la trasmissione di informazioni verbali e motorie.